Ciao a tutti, bentornati su Fisioterapia Alfieri. Oggi parliamo della tipica distorsione di caviglia, quella del compartimento laterale. Qui troviamo principalmente tre legamenti stabilizzatori. Anteriormente il peroneo astragalico anteriore, posteriormente il peroneo calcaneo, il peroneo, scusate, astragalico posteriore. E lateralmente il peroneo calcaneare. Tutti e tre concorrono alla stabilizzazione della cosiddetta supinazione del piede, quindi dell'apertura laterale della caviglia. Quindi cos'è che provoca questa distorsione? Beh, nella maggior parte dei casi il trauma sportivo. Ad esempio, stiamo giocando a pallavolo, a basket, saltiamo per schiacciare o per andare a muro e cadendo andiamo a cadere aprendo la caviglia lateralmente, appunto, che con l'impatto va a creare una distrazione, un allontanamento dei capi articolari tra perone e astragalo o tra perone e calcagno, come abbiamo detto prima, e questo va a provocare o una semplice distrazione, quindi lacerazione del legamento o la completa rottura. Non stupiamoci se poi a distanza di 2-3 settimane dall'evento traumatico cominciamo a percepire un dolore al ginocchio. Beh, il collegamento tra caviglia e ginocchio avviene tramite il perone, quindi che non ha più la stabilità che aveva prima nella parte inferiore e trasmette il dolore anche al ginocchio. A questo punto cosa ci aspettiamo? Beh, la caviglia comincia a essere dolente, si gonfia, ci aspettiamo anche un rilascio ematico, quindi un ematoma a seconda anche del grado di lesione e a questo punto un'instabilità della caviglia, quindi i legamenti che prima facevano da stabilizzatori adesso non lo fanno più, quindi la caviglia è instabile e perdiamo di funzionalità durante la deambulazione. Bene, nel prossimo video vedremo qual è l'iter da seguire, cosa fare post trauma e cosa fare anche nella fase di riabilitazione, esercizi, eccetera. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video, se avete delle domande o dei dubbi non esitate a contattarmi e ci vediamo alla prossima.